Si sta parlando di un vaccino che potrebbe salvare il mondo intero, non solo l'Italia, e di un farmaco che è stato recentemente messo in commercio e utilizzato. Che cosa ne pensa? Allora, guardi, partiamo dal farmaco. Non c'è nessuna sperimentazione, nessuna. Quindi ci si sveglia la mattina dicendo che questo farmaco o l'altro farmaco vanno benissimo per questo e questo, ma senza aver fatto nessuna sperimentazione. Ma veniamo al vaccino. Ora, indipendentemente da quello che uno può pensare sui vaccini, e credo che chi mi ha ascoltato in altre trasmissioni non abbia dubbi, un vaccino contro questo virus è una truffa colossale, ma Perché? per un motivo banale, e dovrebbero saperlo i medici. Allora, questa malattia, questa patologia non dà immunità. Non dà immunità vuol dire che, a differenza di quello che succede con altre malattie, morbillo, parotite, rosolia, pertosse, quello che vuole, una volta acquisita la malattia, una volta superata la malattia, lei non si ammala più per tutta la vita, quindi lei è protetto. Il che significa che un vaccino, se funzionasse, e qui io non voglio neanche parlare, ma se funzionasse, la proteggerebbe. Se invece la malattia non dà immunità, il vaccino è totalmente assurdo, perché il vaccino rappresenta l'innesco della malattia in formato ridotto. Quindi, se la malattia reale, quella che le dà veramente i sintomi, che le dà tutti i problemi connessi a quella determinata malattia, non le dà immunità, come può pretendere che lo faccia un farmaco che simula la malattia in piccolo, cioè è una malattia in formato ridotto, malattia. Cioè qualcosa che fa in modo che l'organismo creda di avere acquisito la malattia. Poi l'organismo non ci casca, ma diciamo che la teoria è quella. Quindi chiunque proponga un vaccino contro questo tipo di malattia è un truffatore. È un truffatore, quindi non ci si deve cascare perché è scientificamente una truffa. Questa, perché è una malattia che non dà immunità, non è vaccinabile.